Salve a tutti voi, qui alle mie spalle vedete i ragazzi al lavoro nel cantiere scuola dell'Istituto Edile. Proprio in riferimento all'edilizia, in questa puntata parliamo del committente dei lavori edili, che è il padrone di casa, quello che fa sistemare il tetto, che fa costruire una villetta o che fa cambiare le finestre con il risparmio energetico. In questa puntata parliamo sia dei doveri del committente, molti non sanno che in base alle normative europee entrate in vigore negli anni 90, chi fa fare i lavori edili è direttamente responsabile anche lui di lavoro nero, di incidenti sul lavoro che dovessero succedere. Nella seconda metà della puntata parliamo invece del risparmio energetico, sempre più importante nel futuro per ridurre i consumi e abbassare i costi delle case, montando ad esempio i cappotti, i serramenti a risparmio energetico. Senti, Luciano, ma tu come avevi scelto questa impresa che ha lavorato per te? Tu sai che il committente per legge ha delle responsabilità in termini di sicurezza. Ti sei preoccupata di controllare che tutto fosse fatto? Ma sì, perché poi essendo una persona anche abbastanza nota, è molto semplice poi che da una sciocchezza poi se ne faccia su anche un gran casino. Poi in realtà io ho spesso lavorato in passato con un'associazione che si chiama GIOC, Gioventù Operaia Cristiana, che si occupava proprio dei giovani lavoratori e anche di giovani che avevano difficoltà con i contratti di formazione, che venivano insomma anche un po' presi in giro dai loro capoccia, per cui sono stata abbastanza attenta. In realtà ho chiamato un architetto, perché io non ce l'ho mai, che seguiva i lavori e si è portato un'impresa a lui. Siamo in un momento di difficoltà per l'edilizia. In maniera contemporanea sono venuti meno la domanda pubblica, visto la crisi finanziaria del nostro Stato, la domanda privata è in difficoltà. Fortunatamente tiene la domanda di ristrutturazione degli immobili esistenti e di efficientamento energetico degli immobili esistenti. I committenti, per lo più privati e per lo più non professionali, di questi interventi che riguardano unità immobiliari, abitative, produttive anche nel caso del 55%, debbono perciò considerare con grande attenzione i rischi relativi alle lavorazioni che andranno a ordinare per la ristrutturazione dei propri immobili o l'efficientamento energetico dei propri immobili. Una maggiore attenzione ai rischi e alle imprese che verranno scelte per eseguire questi lavori potrà consentire di realizzare questi lavori senza sorprese, senza incidenti sul lavoro. Bellissime finestre, proprio perfette, e questa parte di soggiorno, una bellissima vista di qua alla cucina. Ampia, spaziosa e soprattutto utile. Negli ultimi due anni, in provincia di Brescia, ci sono stati oltre 50.000 infortuni sul lavoro, 76 mortali. Oh, una piastrella che balla. Una sciocchezza, andiamo a vedere il balcone. Non continuiamo a rimanere indifferenti. Il committente è una figura che ha delle responsabilità all'interno del decreto 81. In quanto è lui che commissiona un'opera, ad esempio, all'interno del proprio appartamento. Quindi il decreto 81, che è sistematico per portare a risultato l'obiettivo della sicurezza, pone nei confronti del committente una serie di specifiche disposizioni che spesso vengono ignorate, dicendo: beh, sono io che pago, questa è casa mia, posso chiamare chi mi pare e la sicurezza può essere un optional. Non funziona così. E così le pare di aver assolto ai suoi obblighi di committente?
Vi ricordo che le regole principali nella gestione di un cantiere sono innanzitutto la nomina di quello che è chiamato coordinatore per la sicurezza, un professionista abilitato a seguire in questo settore il cantiere, la predisposizione di una serie di documentazioni che sono il piano di sicurezza e coordinamento da parte del coordinatore e la predisposizione dei famosi piani operativi della sicurezza che ogni azienda edile che entra nel cantiere è tenuta a sviluppare. Non è più assolutamente accettabile che un operatore vada sul tetto senza nessun tipo di garanzia e senza nessun legame con qualche cosa che gli salvi la vita. Quindi bisogna, e anche qui credo che sia una battaglia culturale, bisogna che il singolo condomino, credo che sia molto difficile da farglielo capire, ma che capisca che tutto sommato se spende dei soldi li spende per garantire una vita umana. E in ogni caso, anche qui forse vale la minaccia di dire se poi qualcuno si fa male, sono brutte faccende per tutti quanti, compresi anche i condomini. Casa Clima è un'agenzia pubblica formata dalla provincia di Bolzano, quindi non vende prodotti, non ha interessi diretti, ha il compito solo di definire procedure per valutare l'efficienza energetica e attuare un controllo di terzietà. La nostra associazione ha due obiettivi. Il primo è quello di informare i cittadini per costruire una domanda consapevole per l'efficienza energetica degli edifici. Efficienza energetica significa riduzione della bolletta, vuol dire pagare meno ogni anno di riscaldamento. Oggi la maggioranza dei cittadini abita in case che consumano da 17 a 20 metri cubi di metano al metro quadrato l'anno. Si può vivere in case che consumano 5-7 metri cubi di metano all'anno facendo ristrutturazione dell'edificio esistente. Le case nuove costruite con tipologia casa clima sono in realtà case passive che non consumano quasi nulla, al massimo 1, 2, 3 metri cubi di metano all'anno. Uno faccia un po' i conti di cosa significa sostanzialmente al metro quadrato. Se una casa di 100 metri con 3 metri cubi di metano all'anno consuma 300 euro l'anno, confronto molte volte ai 3.000 che paga adesso. Ecco. Poi la nostra azione è quella di convincere i comuni a migliorare i regolamenti edilizi per ridurre il consumo energetico e ridurre le emissioni in atmosfera di CO2. Sono due obiettivi, per star bene in casa e per star bene nel globo che oggi sta surriscaldando in modo drammatico. Casa Clima è all'avanguardia di queste battaglie ed è in sintonia con l'Unione Europea per il 2020. Costruire case nuove è molto semplice, però se ne faranno sempre meno, anche perché dobbiamo ridurre il consumo di territorio e poi perché in verità non cambierebbe il contesto generale. La città costruita è molto grande ed è quella che consuma molta energia e inquina moltissimo, per cui bisogna intervenire sugli edifici esistenti. Una modalità molto semplice è quella che, per esempio, quando si fanno le manutenzioni ordinarie e si verniciano, per esempio, le pareti esterne, sarebbe molto intelligente usare le impalcature, che sono quelle che costano di più, e mettere il famoso cappotto. Costa pochi euro a metro quadrato, non aumenta di moltissimo, diciamo, il costo dell'intervento, però favorisce, ovviamente, la riduzione del consumo di energia. Poi si possono chiamare gli infissi,
e avere infissi buoni montati bene è un altro ponte termico che salta e si risparmia ancora di più. Poi si può intervenire sull'impianto ovviamente e permettere caldaie centralizzate con divisori di appartamenti in modo che ciascuno paghi sulla base del consumo, però abbia una centrale centralizzata e quindi complessivamente si risparmia di più. E via via questi interventi riducono fortemente la bolletta. Da questo punto di vista bisogna ricordare sempre che c'è il 55% di riduzione dei costi perché ha una capienza fiscale sufficiente.